Negli ultimi giorni, dopo l'annuncio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, si è diffusa praticamente ovunque la notizia che vedrebbe una possibile nuova evoluzione di Eevee all'interno dei videogiochi di nona generazione, questa a causa di un personaggio dell'anime Pokémon che noi conosciamo molto bene. E dunque mi sembrava doveroso, poiché ci teniamo molto alla serie animata, portare un video su questo argomento anche sul nostro canale, per capire che cosa diavolo sta succedendo. Ciao a tutti ragazzi, io sono Viglio e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Next. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di supportarci come al solito, ovvero iscrivendovi al canale, mettendo mi piace a questo video e commentando con tutto ciò che ne pensate. Inoltre vi lascio nel primo commento il link al mio profilo personale di Instagram, qualora vogliate seguirmi vi aspetto lì. Per chi non lo sapesse, attualmente è in onda la serie animata di esplorazioni Pokémon ed oltre ad Ash e Go, che sono i due principali protagonisti di questa ultima stagione della serie Pokémon, ultima nel senso ultima che è uscita, non che finisce l'anime, perché figuriamoci, c'è un personaggio di nome Chloe, che è la solita ragazza di turno che possiede un Eevee un po' particolare. Il Pokémon di Chloe inizialmente faceva parte di un laboratorio Pokémon all'interno del quale veniva studiato per scoprire tutte le sue caratteristiche in merito alle diverse evoluzioni che possiede, ma nonostante le ricercatrici abbiano provato a far evolvere il Pokémon, lui si è in qualche modo rifiutato. Ma ciò non vuol dire che il Pokémon non voglia evolversi, piuttosto deve ancora trovare la sua strada, e la storyline di Chloe ed Eevee si basa proprio su questo, ovvero le due insieme, dato che l'Eevee di Chloe è una femmina, stanno man mano conoscendo tutte le forme evolutive di questo Pokémon e il succo della questione è: qualsiasi cosa tu diventerai, io sarò comunque al tuo fianco. E attualmente manca soltanto da conoscere Sylveon, dato che tutti gli altri, Vaporeon, Flareon e via dicendo, sono già apparsi e hanno già fatto appunto conoscenza dell'Eevee di Chloe. E da questo punto nasce appunto tutto il vociferarsi attorno ad una nuova evolution, poiché le persone credono che possa apparire una nuova forma evolutiva all'interno degli episodi della serie animata che potrebbe introdurre un nuovo Pokémon anche al nostro Ash, per poter poi continuare il viaggio in una nuova regione e facendo appunto evolvere il Pokémon nella nuova forma, cosa che non è inusuale per l'anime Pokémon, perché sappiamo benissimo che in passato nuove creature sono state introdotte nelle serie precedenti. L'esempio più recente che mi viene in mente in questo momento è quello delle battute finali di Pokémon Nero e Bianco, dove è stato introdotto il personaggio di Alexia, ovvero la sorella della capopalestra della regione di Kalos, che ha introdotto ad Unima, al nostro Ash, alcuni Pokémon della regione di sesta generazione, tra cui Noivern, Helioptile e Gogo, nonostante appunto la serie non fosse ancora terminata. Inizialmente, per chi ha seguito l'anime dagli albori, ovviamente il pensiero era totalmente diverso, infatti tutti ci aspettavamo che l'Eevee di Chloe non si evolvesse del tutto, ma semplicemente acquisisse la forma Gigamax, in modo da andare a sponsorizzare, a pubblicizzare questa forma particolare gigante di questo amato Pokémon. Soprattutto perché abbiamo il Pikachu di Ash che si può gigamaxizzare e dunque avremmo avuto sia Pikachu che Eevee. Ma potrebbero anche aver cambiato idea in corso d'opera, anche perché, ripeto, mancano pochi episodi alla fine di esplorazioni Pokémon e dunque se un anno fa hanno deciso di cambiare e di mettere una nuova evolution, l'avrebbero potuto tranquillamente fare. Ma dunque ci sono effettivamente delle possibilità di vedere una nuova evolution? Assolutamente sì, ma non vi sono certezze e dunque le possibilità sono sia per la forma Gigamax di Eevee che una nuova evolution, ma non è da escludere che il Pokémon possa evolversi in una delle forme già conosciute. Onestamente reputo che comunque questo Pokémon in qualche modo riceverà qualcosa, questo perché abbiamo avuto già un Eevee che non si è evoluto del tutto all'interno della serie e sto parlando dell'Eevee di Suiren nella serie di Pokémon Sole e Luna, che a causa della sua particolare acconciatura, che era un riferimento all'Eevee di Pokémon Let's Go Eevee, non ha cambiato forma. E abbiamo visto anche gli altri Eevee delle altre protagoniste femminili, perché quasi tutte hanno avuto un Eevee, ovvero l'Eevee di Vera che si è evoluto in un Glaceon e l'Eevee di Serena che si è evoluto in un Sylveon. Sì, in totale abbiamo 4 Eevee dati a 4 ragazze all'interno della serie animata di Pokémon. Sarà molto interessante vedere come si evolverà questa situazione. Neanche a dirlo, noi che seguiamo l'anime di Pokémon saremo molto attenti a tutti i dettagli che ci verranno dati nei prossimi episodi. Qui da Viglio per oggi è tutto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao allenatori!